Se io ti dico facciamo i denti nuovi, è pericoloso. Se io ti dico ti metto i denti bionici, è più vicino alla realtà. Se io ti dico ti metto un arto artificiale, è diverso da dire ti metto un arto nuovo. Perché un arto nuovo puoi pensare che è del tutto identico a quello naturale. E la prima differenza tra il dente naturale e quello artificiale è praticamente quello che c'è dentro e attorno al dente. Il dente è fatto così: al suo interno ha una porzione rossa che si chiama fascio vascolo nervoso. Entrano che cosa? I vasi sanguigni che danno nutrimento qua dentro alle cellule e poi hanno i nervi, diciamo, che innervano quindi l'interno del dente, che danno che cosa? Un feedback. Ho perso il pennarello che scrive, era qua, eccolo qua, e danno un feedback che cosa? Al cervello. Il cervello, questo è il cervello di ognuno di noi, che riceve un feedback, un impulso dall'interno di tutti i denti. E questa è la parte più importante, il motivo per cui noi sentiamo il caldo o il freddo del gelato. Ok, metti il gelato sui denti e fai così. Perché? Perché è stato stimolato l'interno del dente. Questo qua di fianco è un impianto dentale. L'impianto dentale è una vite in titanio. Non sente il caldo e il freddo. Di contorno poi al dente, qua, c'è l'osso. Il dente è contenuto all'interno di potremmo dire, si chiama alveolo, è un alloggio a forma di cono di gelato dentro il quale c'è attaccata la radice del dente. La radice è attaccata attraverso degli elastici, delle fibre elastiche, sono dei veri e propri elastici, sono come gli ammortizzatori dell'automobile. Quando lui schiaccia il dente, questi elastici flettono, stirano e anche qua c'è che cosa? Un altro feedback che dà al cervello che cosa? Il movimento, la pressione, il tatto, la sensibilità. I denti invece artificiali sono dentro all'osso. Questo è l'osso, in maniera unita, non c'è questo legamento qua. Quindi i denti artificiali sugli impianti, l'altra cosa, non sentono il tatto. Quindi se tu metti un capello tra i denti artificiali, non lo senti. Se mangi, che ne so, cos'è che c'ha le pietre in mezzo? Il sale, oppure il riso, le lenticchie. Quante volte mangi del cibo, oppure i legumi in generale secchi o quello che viene dal mare può avere pezzi di coci, di pietre, quelli sono i motivi per cui molti denti si rompono. Perché si mangiano dei cibi che hanno dei particolati duri che superano il livello di durezza di resistenza dei materiali artificiali. Quindi quando noi andiamo a masticare, normalmente la parte che entra in contatto col cibo è questa, è lo smalto. Lo smalto è la parte più dura del corpo umano e lo smalto ha una conformazione particolare con prismi. Non so se avete mai visto la stella del deserto. Quelle sono tutti prismi non orientati. Invece i cristalli hanno proprio dei prismi tutti orientati, paralleli. Lo smalto è fatto così. E questo tipo di conformazione lo rende il materiale più duro che c'è nel corpo umano, perché se voi pensate alla bocca, quello che il lavoro che fa è un batticarne, che tutta la vita deve tritare qualcosa, quella è la bocca. E noi dobbiamo mettere in bocca che cosa? Due batticarne che devono mangiare il cibo. Gli dobbiamo dare la forma, l'aspetto estetico dei denti, ma in realtà non hanno altra funzione che non quella di farvi mangiare. Devono quindi essere che cosa? Simili allo smalto. L'interno del dente invece è fatto di dentina, ve lo scrivo qua, questo è lo smalto, questa è la dentina. La dentina invece è uno dei tessuti più acquosi che c'è nel dente, dopo la polpa, ed è principalmente fatto di fibre elastiche e acqua e un po' di minerali. Perché? Questo è il cuscinetto elastico del batticarne. Ok, abbiamo i denti che sono degli organi veramente perfetti, sono micidiali come li ha fatti la natura, perché ti danno sensibilità di calore, sensibilità tattile, ti danno inoltre resistenza alla masticazione e allo stesso tempo hai un cuscinetto qua stress assorbente e che li rende veramente difficili da rompere. Se io vi do un dente reale in mano, voi non riuscite a romperlo. È veramente molto resistente perché come struttura, come è progettato, ha delle forme sia sopra che sotto che quando le metti insieme lo rendono indistruttibile.
Infatti si rompono perché si cariano con i batteri. Che cosa fanno i batteri? Con l'acido lattico demineralizzano lo smalto e lì iniziano tutti i problemi. Oppure si ammala che cosa? Qua l'osso vicino con i batteri che ristagnano qua, l'osso se ne va e si perdono i denti. Quelle sono le storie. Oppure incidente stradale, o tumori, o terapia radiante. Questi sono i principali problemi che abbiamo qua in Moldavia. Quando noi dobbiamo andare a simulare con materiali imperfetti la natura, ad oggi non esiste ancora niente di simile alla natura. Siamo a livello paleolitico. Perché stiamo mettendo in bocca che cosa? Qualcosa di completamente diverso dalla natura.